Benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi torniamo a parlare della decisione di Game Freak di non inserire tutti i Pokémon all'interno di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, scostandoci però dalle polemiche che sono state fatte riguardo alla scelta in sé, ma parlando del fatto in sé e andando a fornire delle linee guida che Game Freak dovrebbe seguire affinché all'interno di Pokémon Spada e Pokémon Scudo vengano inseriti i Pokémon giusti. Perché parliamoci chiaro ragazzi, possiamo fare tutte le polemiche e le critiche che si vuole, ma di fatto questo è successo. E dunque, al di là delle critiche che sono sempre legittime, è giusto anche parlare del fatto in sé e soprattutto è giusto parlare di come questo debba essere gestito. Quest'oggi tenterò di dare delle linee guida e dei miei pensieri che a mio avviso Game Freak dovrebbe attuare affinché la scelta per Pokémon Spada e Pokémon Scudo dei Pokémon sia il più possibile corretta. Ma questo è uno di quei video in cui voglio sapere anche la vostra opinione, perché le direttive possono essere molteplici e quindi vi invito a scriverle qui sotto nei commenti in modo tale da poter creare una situazione molto più generale e molto più ampia di quella che posso creare io da solo. Questo è uno di quei classici video in cui sono molto attivo sotto nei commenti, rispondendo, mettendo cuori e chi più ne ha più ne metta. Dunque mi raccomando, scrivete. Fatta questa introduzione, direi che possiamo iniziare con il video in sé. Il primo punto che ho pensato è che quello che mi è venuto più naturale e spontaneo è il fanservice. So che sembra strano detto da me, ma io ritengo che ci siano alcuni Pokémon troppo iconici per non essere inseriti, perché ormai sono troppo nell'immaginario collettivo e toglierli vorrebbe dire togliere a moltissime persone il loro Pokémon preferito. E questa è una cosa che chiaramente succederà all'interno di Pokémon Spada e Scudo, ma deve succedere il meno possibile. E quindi Pokémon come Dragonite o Garchomp, ne cito due che non sono stati ancora confermati, a mio avviso devono esserci per una questione di rappresentanza. Sono quasi esportatori del brand Pokémon per quanto sono iconici, e quindi penso che sia impossibile rimuoverli. Anche perché, essendo come già detto i Pokémon preferiti di molti, andresti a rovinare l'esperienza di molte più persone rispetto ad esempio a non inserire un Finneon. Per quanto riguarda invece il secondo punto, ho pensato una cosa molto particolare che volevo porre sotto la lente di ingrandimento. Sto parlando delle controparti nel mondo Pokémon, che da sempre hanno caratterizzato l'esclusività di uno dei due titoli. È una cosa questa che ho sempre trovato intelligente, e quindi mi sento di dire che se in Pokémon Spada e Scudo c'è Sohook, allora ci vedo bene anche Tro, magari, e sarebbe il meglio, alternati nelle due versioni, quindi Sohook in Pokémon Spada, Tro in Pokémon Scudo. Non perché questo debba essere un canone da seguire necessariamente, ma semplicemente l'ho sempre reputata un'idea molto intelligente e di conseguenza mi dispiacerebbe molto che non venisse attuata. E sinceramente il fatto che abbiano reso esclusivi in Pokémon Scudo Larvitar e Yanmo, mentre per Spada e Scudo vi saranno Deino e Gumi, l'ho trovato una scelta molto criticabile. Il terzo punto secondo me è fondamentale e vorrei veramente che si smettesse di continuare a mettere leggendari fuori contesto per il puro gusto di metterli. Secondo me degradare un leggendario a statua ferma in una grotta che puoi catturare premendo A è una gran cagata. Il leggendario ha una sua lore che è ambientata nel suo gioco e quindi ritengo che sia giusto lasciarlo nel suo gioco. Basta rifornirci di leggendari fermi nelle grotte senza che vi sia una contestualizzazione. Usum da questo punto di vista, con tutte le critiche, ha fatto molto bene, ma secondo me se dobbiamo risparmiare dei posti sul Pokédex, risparmiamoli su quei Pokémon che all'interno di Pokémon Spada e Scudo resterebbero comunque fuori luogo. In particolare i leggendari secondo me è giusto averli se la cosa ha una logica all'interno del gioco, perché sono Pokémon importanti e degradarli a premio stupido non ha veramente senso. E legato a questo discorso c'è anche il quarto punto che vorrei venisse rispettato, ossia basta misteriosi col dono segreto, che è il cancro di Pokémon. Il dono segreto penso che sia la cosa peggiore che sia stata creata all'interno del mondo Pokémon, perché viola quel principio che adesso si sta richiamando in causa perché non ci sono tutti i Pokémon, ossia il Gotta Catch 'Em All. Mi spiegate che Gotta Catch 'Em All è? Se poi per avere i Pokémon mi basta andare da GameStop e farmi dare un codice, è una cosa che non ha senso. E sinceramente vedere dei posti sprecati in Pokémon Spada e Pokémon Scudo per dei Pokémon che ottengo con un codice mi darebbe enormemente fastidio. Se vogliamo tenere i Pokémon misteriosi, benissimo, ma creiamo degli eventi efficaci, creiamo delle parti di trama legati a loro, creiamo delle fottutissime lore, perché altrimenti sono veramente slot di memoria sprecati, soprattutto in un gioco come Spada e Scudo che a detta dei creatori, e io sinceramente mi fido di sti benedetti creatori, ha dei problemi per quanto riguarda le tempistiche. Quindi non mi mettere Marshadow in Pokémon Spada e Scudo se lo otterrò con un dono segreto, mettimi un Pokémon che sia più contestualizzato all'interno della regione. Io credo che questa sia la cosa che desidero più in assoluto, ve lo posso assicurare, perché davvero vedere dei leggendari e dei misteriosi trattati
trattati così male è una cosa che mi fa male al cuore. E il fatto che questa cosa si faccia dalla sesta generazione in poi dovrebbe far riflettere tutti quelli che continuano a chiamare in ballo il Goda Catch 'Em All come motto fondante di Pokémon e tradito da Pokémon Spada e Scudo, quando ciò è avvenuto molto prima, e questo richiederà, tra l'altro, già ve lo spoilero, un video futuro molto più divagante sull'argomento. Tralasciando questo punto su cui mi sono già dilungato abbastanza, il quinto è il bilanciamento tra le regioni. Vorrei sinceramente evitare che Galar fosse stracolma di Pokémon di Kanto, perché sì, quindi 151 di Kanto tutti quanti e magari 20 Pokémon di Unima. Dobbiamo cercare, a mio avviso, di mantenere un equilibrio tra le regioni in modo tale che tutte le persone che hanno amato generazioni differenti possano ritrovarsi tutte insieme a godere di determinati Pokémon. C'è un caso che giustifico e che peraltro sta avvenendo, a mio avviso, all'interno di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ossia la carenza di Pokémon di Sinnoh. Credo sia inutile dirvi a questo punto che ritengo ciò giustificabile in virtù del futuro remake di Sinnoh che probabilmente, a mio avviso, arriverà nel 2020. Perché posso immaginare che in un remake di Sinnoh collegato alle meccaniche di ottava generazione, determinati Pokémon possano avere un ruolo molto migliore rispetto a quello che avrebbero a Galar e potrebbero essere, per così dire, risparmiati per quello che sarà il gioco futuro. Quindi se c'è una regione per la quale dovrei vedere di buon occhio il fatto che questa stessa regione abbia pochi Pokémon a Galar, quella è Sinnoh, proprio perché secondo me questo potrebbe essere segnale che determinati Pokémon potrebbero avere una caratterizzazione migliore in futuro all'interno di Sinnoh, ma rivisitata in ottica moderna. Sesto punto è, a mio avviso, fondamentale tanto quanto i punti 3 e 4. Per piacere, rimuoviamo i Pokémon inutili. O se non vogliamo rimuovere i Pokémon inutili, ancora meglio, diamogli un motivo per essere utili. Diamogli delle abilità particolari, diamogli delle lore, diamogli delle evoluzioni, qualsiasi cosa, ma non mettetemi nel gioco Dunsparce, perché è veramente inutile. Dunsparce e tanti come lui, cito lui perché penso che sia emblematico, è veramente uno slot sprecato, è veramente un filler, qualcosa che nessuno userà mai. E quindi se vogliamo mettere Dunsparce nel gioco Pokémon, diamogli un senso, diamogli una logica, un'evoluzione, un'abilità, un'utilità, una quest, qualsiasi cosa che possa rendere questo Pokémon apprezzabile. Il leaker del 23 maggio, per fare un esempio, quel leak ormai famosissimo che è quasi sicuro sia vero al 100%, parla di un'evoluzione di Farfetch'd. In quel caso sarei contentissimo di vedere Farfetch'd, a parte per la memosità sul mio canale, ma perché sarebbe un Pokémon rivisitato completamente e messo sotto un'altra luce. Se altrimenti questi Pokémon li metti e mantengono la loro inutilità, allora a quel punto veramente non capisco. Citando ormai lo storico caso di Maractus, Maractus è confermato all'interno di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Ora, perché un Pokémon così vuoto deve essere confermato? Magari a discapito di Pokémon più interessanti? L'unica spiegazione è che in un qualsiasi modo questo Pokémon a Galar possa dimostrare più di quanto abbia dimostrato a Unima. E io mi auguro sia così, perché altrimenti veramente non ne vedrei il senso. Questi sono i 6 punti che di fatto ho pensato potessero essere utili per inserire i Pokémon in maniera più corretta possibile all'interno dei prossimi giochi. Ma c'è un'altra questione di cui vorrei parlare ed è la questione competitive. Come immagino abbiate notato, non ho citato tra le varie linee guida il fatto che un Pokémon sia utile per il competitivo. E questo perché ritengo che sia molto meglio avere nuovi Pokémon competitivamente validi piuttosto che importarne vecchi da vecchie generazioni. O perlomeno non aggiungerei all'interno di Spada e Scudo dei Pokémon solo perché competitivamente validi. Piuttosto creiamo nuovi Pokémon ancora più competitivi. Da questo punto di vista io penso sia meglio che si sviluppi un metagame completamente nuovo con Pokémon nuovi di Galar, con le meccaniche nuove di Galar, Dynamax e Gigamax, piuttosto che importare, faccio un esempio, Groudon e Kyogre all'interno di Galar per avere un VGC come quello del 2019 con le stesse Weather War e gli stessi Uber. Ed è solo per questo che non ho citato il competitivo, non perché non mi interessa in sé, ma perché lo vorrei rinnovato e dunque non mi sentirei di mettere Pokémon solo perché competitivamente validi. Aggiorniamolo questo competitive, inseriamo nuovi Pokémon nel competitive, non ricicliamo i vecchi. Non che un Pokémon vecchio non possa essere competitivamente valido anche a Galar, ma il fatto che un Pokémon stia competitivo non è una condizione che mi porterebbe a inserirlo a Galar. Se si dovessero sviluppare idee migliori dal punto di vista competitivo, allora secondo me sarebbe il caso di accantonare determinati Pokémon e puntare su altri. Insomma, se volessimo sintetizzare tutto quello che ho detto, potremmo dire una semplice frase: i Pokémon a Galar devono essere tutti ben contestualizzati nella regione. È inutile mettere Pokémon filler, è inutile mettere Pokémon inutili, è utilissimo invece mettere nuovi Pokémon accattivanti, interessanti, contestualizzati e tutto quello che ne deriva. Se dobbiamo risparmiare sugli slot dei Pokémon all'interno di questi giochi, allora trovo che sia giusto però contestualizzare quei Pokémon che abbiamo, che sia mettere vecchi Pokémon in una luce nuova, che sia crearne di nuovi ancora migliori, che sia creare un nuovo competitive. Il fatto che non ci siano 1000 Pokémon mi va più che bene, non mi interessa assolutamente. Mentre il fatto che se ci fossero 500 Pokémon avrei comunque dei Pokémon che non mi salterebbe nemmeno per la mente di utilizzare come Dunsparce, beh, quello mi darebbe un po' fastidio. Perché a quel punto sinceramente non noterei il
salto di qualità a livello di gameplay, sarebbe totalmente senza senso. Detto ciò, io credo di poter concludere qui il video. Ho espresso i miei pareri, l'ho espresso anche con un certo tono provocatorio, ma mi è venuto fuori naturale, quindi ve lo tenete. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, se avete altre linee guida, se avete altri pareri. Sono molto interessato a sapere cosa pensate, perché sono interessato a sapere cosa pensa in generale la community. Quali, secondo la community, dovrebbero essere i capisaldi a cui Game Freak si deve appendere per cercare di creare le cose nel miglior modo possibile. Al di là delle polemiche, per piacere, a sto giro nei commenti evitiamo le polemiche sul fatto che non ci siano tutti i Pokémon. Ormai è così, non cambieremo la situazione e purtroppo, per fortuna, ci tocca conviverci. Per il resto io mi auguro che questo video vi sia piaciuto, se è così ovviamente vi invito a lasciare un like, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video. Video.